tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, sono finiti i vlogging, ma vi porto con me che sono andata a fare la spesa, cioè a integrare diciamo quella che abbiamo fatto. In più devo anche prendere l'acqua. Oggi è domenica mattina, è il primo di novembre e niente, ho detto vabbè, faccio l'intro così perché non mi piace fare l'intro direttamente che si vede la spesa, insomma. Ci mancano un po' di cose anche fuori dal contesto cibo, ci manca la carta igienica, lo Scottex, e quindi comunque dovevo andare a fare, cioè dovevo andarla a prendere. La carta igienica assolutamente sì, perché proprio non si può vivere senza. Mentre invece vabbè, lo Scottex, tovagliette, perché abbiamo un po' poche tovaglie, nel tempo ce ne sono strappate tante e quindi le ho poi buttate via, perciò dovrò iniziare a ricomprarle perché sennò rimango senza. Volevo andare poi sul mercato, ma la vedo una cosa dura e difficile perché comunque Manuel è già a casa fino al 24 novembre. Il sentore che vogliono chiudere anche le medie è molto molto vicino, di conseguenza sinceramente ho un po', quando vado come faccio ad andare? Poi anche perché Gabriele stamattina si è svegliato starnutendo, quindi vabbè, non vi dico niente per cosa vi devo dire. Secondo noi allergia, il problema è che appunto domani mattina chiamo e prenoto la visita allergologica sperando di riuscire a farla, così almeno ne sappiamo una. E invece il 18 di novembre Sabrina la visita dal dermatologo, quello privato diciamo, a pagamento, ecco, per vedere se riusciamo a arrivare a capire che cos'ha, perché adesso oltre che nelle mani le sta venendo, cioè lei è già venuta veramente anche nei piedi, quindi dobbiamo cercare di capire se è qualcosa legato al cibo, se è qualcosa legato magari a, non so, un fungo o magari un batterio che può aver toccato qualcosa, magari l'ha preso. Comunque dobbiamo cercare di capirlo, perché non è possibile che una bambina debba andare in giro con queste dita, che veramente poverina lei adesso. Purtroppo l'anno scorso poteva mettere i guantini, quindi non si vedevano. Quest'anno invece, con la questione del disinfettante, non può metterli i guanti. E quindi deve per forza andare così. Io gliel'ho detto, cioè tu stai tranquilla, perché comunque noi sappiamo che non è niente di infettivo, perché vi assicuro che se fosse stato qualcosa di infettivo, a quest'ora a noi l'avrebbe già attaccato a tutti quanti. Quindi, perciò le ho detto stai tranquilla, non ti preoccupare, e vediamo di trovare una soluzione andando appunto da un dottore privato, perché in ospedale è impossibile prenotare adesso, perciò vediamo come si mette. Comunque sono quasi arrivata all'Eurospin, quindi noi ci rivediamo tra poco, quando sono già a casa. Se riesco vi filmo qualche cosina, però non vi assicuro niente, se no ci vediamo poi direttamente a casa con la spesa. Big, 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 big
partiamo subito con il video spesa. Vi faccio subito vedere quello che ho preso, anche se un pochettino l'avete visto, secondo me. Allora, ho preso i biscottini a forma di osso per i cani, da dargli così ogni tanto. Sono senza conservanti aggiunti, con calcio e con omega 3. Oggi è bravissimo, lui è capace a fare seduto, zampa, l'altra, e quindi glieli diamo in quel caso lì. Olivia invece è un po' più restia a fare queste cose. Poi ho preso di nuovo la pasta perché l'avevamo finita e il riso soffiato. Poi li abbiamo già usati per fare cece costine. Abbiamo preso 6 di ceci, sono già su, stanno andando. Poi, cioè stavano già andando quando io sono arrivata, veramente. Poi, però ne mancavano 6, quindi adesso li abbiamo buttati dentro. È tempo che comunque finisce di cuocere, si cuociono tranquillamente, anche perché questi qua sono già mezzi precotti. Lo Scottex, questo qui verde. I tovaglioli, questi qui Space azzurri, che ne hanno 450. E poi la carta igienica, questa qui gialla da 20 rotoli, due veli. Le tovagliette, 80 tovagliette americane. Poi 3 pacchi di parmigiano reggiano DOP grattugiato. Queste crocchettine per il gatto, siccome è rimasto solo Manuel, diciamo che lo stiamo viziando un pochettino. E quindi ho preso queste qua premium con salmone e riso che hanno omega 3 e 6 e per pelo lucido e pelle sana, con lievito di birra per favorire l'equilibrio della flora microbica intestinale, con taurina per il fisiologico funzionamento del cuore e della vista. E limitato contenuto di magnesio per aiutare a proteggere le vaste vie urinarie. Sono 800 grammi. Vi lascio come sempre lo scontrino in fondo. Poi queste pappette sono bustine, sempre premium. Sono filettini in gelatina con mangio e carote, pollo e pomodoro, con vitamina D e U e con taurina. Vediamo un po' se vi piacciono. E poi qui c'è il patè con vitello, ne abbiamo presi due. Patè con pollo, sempre due. Patè con mangio, due, ma l'altro ancora sparso nella borsa. Per i cani, il patè ricco con pollo e tacchino, anche questo qua con vitamina D3 e con olio di pesce aggiunto. Poi, sempre per il gatto, patè con salmone 2. Per il cane, anche ho preso due di questi, patè ricco mangio con verdure. Poi, una busta di pecorino romano DOP grattugiato. I dental stick per i cani, alimento complementare per cani. Le pile, queste qui, ne ho prese due confezioni perché mi servono per attaccare la giostrina sul letto di Pia che mi ha dato mia sorella, per vedere se magari si convince e magari riesco a farla addormentare nel lettino da sola, perché per il momento ancora si addormenta con la tetta e vorrei piano piano andare a levargliela, piano piano con calma. Vediamo un po' se magari la giostrina l'aiuta o anche solamente magari per tenerla tranquilla. Così vediamo un po'. Poi 4 confezioni di hamburger di suino, questi qui senza glutine. Tiro su l'altra roba e ve la faccio vedere. Poi 2 confezioni di prosciutto cotto scelto. Una confezione di fettine di formaggio fuso, queste qui da 16 fettine. 8 pacchetti di würstel, questi qui puro suino, che sinceramente li preferisco a quelli di pollo e tacchino. 2 pacchi di questi qui di cotto a dadini senza glutine e senza lattosio.
2 di pancetta affumicata a cubetti da 200 grammi, 2 di pancetta dolce a cubetti sempre da 200 grammi, 4 panna da cucina, queste qui da 200 ml della Land, 2 gorgonzola dolce DOP, 4 gnocchetti di patate che erano in offerta da mezzo chilo sono, poi 4 di formaggio fresco spalmabile da 200 grammi e 2 confezioni di carote da 1 chilo. Tiro sul resto e poi vi faccio vedere. E poi 2 di carne tritata, questo qui macinato e scelto, c'è solamente più questo da 400 grammi che sinceramente non mi piace tanto e infatti non lo prendo mai neanche tipo al Lidl perché non mi piace fatto così. Perciò mi sa che tornerò a prendere la carne dal macellaio. Poi le finissime di filetto di petto di pollo, ne ho prese due confezioni, queste 300 grammi a 3,01 euro e questa qui invece è 315 grammi a 3,15 euro. Poi una confezione di tonno naturale. 2 pacchi di questi würstel pollo e tacchino, una confezione di Emmental bavarese, 2 confezioni di speck in stick, un altro lumino e una mozzarella per pizze e panini, questa qui da 1 kg. E per finire ho preso un cavolfiore, una confezione di cavolini di Bruxelles, 4 broccoli e una spazzola adesiva per le varie pelucchi dai vestiti, eccetera, eccetera. E basta, questa qui è stata tutta la spesa integrativa che ho fatto. Fatemi sapere nei commenti se vi interessa vedere le ricettine che andrò a preparare con queste cose qui. Invece di farvi proprio tutto un vlog, magari posso raccogliere in so, 2 o 3 ricette e farvi un video così almeno le vedete. Vi dopo lo scontrino anche il menù settimanale della settimana che sta per arrivare, quindi quella dal 2 al 9 novembre. E basta. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così ricordatevi di lasciare un like, di iscrivervi al canale e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!